Ah, ma avete visto che sto cappello è bello perché c'è scritto Varsa davanti e Varsa Prod dietro? Magari adesso si vedrà poco che un cazzo, però vabbè. Lo metto su perché sono pelato e c'ho freddo alla testa. E notare la stempiatura che avanza, vabbè. Ciao a tutti ragazzi, ben trovati qua con un'altra recensione su La vita del fumato. Non è vero un cazzo. Ciao a tutti ragazzi, ben trovati qua con un'altra puntata di La vita del fumatore. Io sono Diego, come ben sapete. Oggi sono qua per recensire le sigarette che avrei dovuto recensire la scorsa recensione, però c'è stato un qui pro quo e pensavo di averle fatte. In realtà abbiamo documentato, Mitch ha documentato durante il video che non le avevo fatte, quindi sono qua appunto per rifarle. Per farle, non per rifarle. Rifacendo... fanculo, avete capito. Vogue blewewewe. Perché Vogue, non è Vogue, penso che sia Vogue, la cigarette classic long. Ma è scritto, non c'è. Come si dice lungo in francese? Lunghe. Cioè, è scritto, boh, non capisco se sono inglesi, francesi. Beh, fate dalla British American Tobacco. Vabbè, comunque sia mezzo inglese, mezzo francese, chi se ne frega, non siamo qua per... dire da dove arrivano deontologicamente queste sigarette qua. Comunque sia, se si tiene inclinato con una luce, la parte che sembra bianca, questa qua sembra tipo lenticolare. Avete presente le vecchie carte di Dragon Ball che ti davano con i succhi della, non mi ricordo che marca, è tipo così, sembra luccica tutto in questa zona qua. Comunque sia, Vogue Blewe, bleu, come si dice, io francese e le lingue non andiamo d'accordo, soprattutto il francese. Ah, disegnato a Parigi, ecco, per l'appunto. Un design elegante, una miscela equilibrata per una sigaretta in pieno stile francese. Ah vabbè, ci tocca. Col numero 544, che non so che cazzo voglia dire, magari è un additivo chimico che c'è dentro, sperando che non sia troppo dannoso, però vabbè, sono sigarette, quindi dannoso più, dannoso meno, amen. Scheda tecnica, come al solito, è andata al macero. E niente, c'è su un tipo che sta per essere, anzi, un tipo che sta per essere chiuso dentro una sacca per salme. Non Salma Hayek, no, è una salma proprio, un morto. Sigarette più lunghe, perché non è un pacchetto standard, sono più lunghe, tipo le 100, per intenderci. Cos'è che volevo far vedere? Vabbè, dentro c'è sta cartina poco eterosessuale color lilla, con scritto, che è schifo, con scritto Vogue ovunque. C'è il numero del servizio consumatori, se volete chiamarlo, che dovrebbe essere 848876541. Se volete chiamare e fargli delle domande, penso che si possa fare. Sigarette totalmente bianche, stile Parigi, boh, vabbè. Accontentiamoci, che dobbiamo fare? Ma queste sono lunghe da fumare, Gesù santo, cioè arriverò a metà e boh, starò morendo. E vabbè, gente, come state? Come state? Intanto che aspettiamo una sigaretta che si sporca, facciamo due chiacchiere. Non sono tanto forti per ora, di primo acchito. Comunque sia, fa un certo effetto essere qua davanti, perché l'ultima volta che abbiamo registrato un video penso che siano passati... Cioè, è la Madonna. Sì, così tanto, minchia, tre mesi. Prima di andare a casa di Joe. Ecco, prima di Varsa House abbiamo fatto le recensioni, quindi è passato un po' di tempo, non sono per niente pronto psicologicamente per sostenere questo calvario fra le mie retine che stanno per abbandonare questo corpo, porca puttana, alla luce del sole, e fra i miei polmoni che sono qua a incatramarsi di sigarette, polvere di sto cazzo di studio di merda, perché qua la badante è andata in ferie e non torna più. Boh, dice no, mi hanno bloccato il visto e l'ambasciata polacca non mi rilascia il passaporto. Solite storie, no? Cioè, ci sta paccata. Sì, ci sta paccata perché, boh, dice che non la paghiamo. In realtà è così, perché, scusa, cioè,
Se voi non donate. Se appunto, se voi non donate, la nostra badante, la nostra domestica non prende i soldi, mi sembra logico, quindi è colpa vostra se non abbiamo qua una badante che tiene pulito sto cazzo di posto, porca puttana. Quindi gente, vi ricordo. Ho donato pure Creed, perché ha detto il furto li paga di più. Il crimine paga di più. E niente. Comunque sia, boh. Cerchiamo, se volete mandare il curriculum per fare gli scopatori seriali qua da queste parti, fatelo pure, l'indirizzo email è il seguente, come si chiama, lavoro.varsaproduction@varsaproduction.tv, varsaproduction/varsaproduction, mandateli i vostri curriculum che saranno appunto selezionati, non da noi due perché non abbiamo esperienze nella valutazione di curriculum. Neanche perché sei andato al crimine, dal nostro agente preposto allo smistamento dei curriculum, che anche lui è da un po' che non si fa vedere perché non lo paghiamo, ed è la solita solfa. Quindi dovete mandare due curriculum, uno per fare i badanti, cioè i domestici, e uno per fare l'impiegato dei curriculum. Solo che sono due indirizzi diversi, e l'altro è ufficio.varsaproduction@varsaproduction.tv/varsaproduction. Mandate lì che li valuteremo io e lui, anzi lui, quando potrà, e non può mai, quindi fate una telefonata. Sono impegnato a farmi le... e tirarmi il collo. Quindi se volete, fate un colpo di telefono al numero che vi sto per dare, e dite, vi ho mandato il curriculum e noi lo guardiamo. Comunque sia, il numero di... anche un bonifico, per favore. Esatto, il numero è il seguente, è un numero verde, quindi non pagate, potete chiamare da... cabina telefonica, cabina armadio, cabina accesso, quello che volete, ed è 800 554 088. Mi raccomando, quando sentite la voce preregistrata premete 2, perché la voce preregistrata che dice il numero 1 va avanti per mezz'ora, premete subito 2 e siete a posto. Se parla in albanese riattaccate subito o non vi trovate più il telefono in mano. Esatto, probabilmente fate tuffo, è finito. Comunque sia, cagate a parte, recensiamo sta roba qua che mi sta impegnando non poco. Allora, sa di baguette, gente. No, non è vero. Sa di escargot, neanche. Look my dab. Look my escargot. Look my lumache. No, comunque sì, hanno un sapore vuoto, porca puttana. Non si sente niente. Si sente questa sorta di... amaretto, blando, cioè a fumare aria, perché proprio cioè più saporita l'aria che c'è qua dentro, figa, o qualcuno ha scorreggiato, c'è puzza di broccoli, non lo so. Davvero gente, ve le consiglio perché è respirare. C'è questo amaro, ma proprio, cioè, prendete un chilo di aria, no? Un chilo di aria, che volume occuperà non lo so, tanto comunque sia, di questo chilo di aria, 100% di aria, lo 0,3% è amaro, non si sente niente. L'aria serve un litro, non un chilo. E beh, se la comprimi. Un litro, che quindi pesa un chilo. No, non è vero, non è propriamente così, è qualcosa di meno, però vabbè. Comunque sia, gente, è per farvi capire che il 100% di questa sigaretta, solo lo 0,3% sa di amaro, che è un po' inclassificabile. Anche di odore no, di odore si sente più sull'acido, un acido che comunque sia... non è così tanto buono, però non è neanche che faccia schifo. È un acido che è lì, un po' a metà, un acido non troppo forte, poco marcato, che non dà troppo fastidio. Boh. Ora, ho recensito anche le Parisienne, che sono appunto sigarette francesi proprio en plein air. È figa, ma almeno sanno di qualcosa, queste qua proprio sanno di niente.
Boh, come voto non so neanche che cazzo dargli, perché è più il no che non si sente che il sì che si sente, quindi diamogli un 5 sulla fiducia, cioè non ho il raffreddore. Respirare, vabbè, minchia, a parte che sto respirando acari e batteri vari in sto posto, però davvero gente, davvero non riesco proprio a, neanche se mi do, cioè mi sto impegnando per cercare di capire qualcosa di sta sigaretta, si sente questo amaro che è leggerissimo, proprio blando, proprio c'è, boh, effetto placebo praticamente. E niente, questo acido sì che è l'unica cosa che vagamente si sente, che vagamente è buona, quindi anche questa gli darei un 5, non di più. Boh, gente, vedete voi se volete comprarlo o meno, io non saprei neanche se consigliarvele o meno, perché proprio è stessa roba più o meno, no? O come faceva Magicolo? Porca puttana, vabbè, comunque sia. Vedete voi se volete comprare, io come voto vi do 5, rapporto qualità prezzo ci sta, non ci sta, non lo so gente. Non so se è una buona cosa il fatto di non sentire il tabacco, però se teoricamente stai fumando è perché vuoi sentire il sapore di fumo, di tabacco, di tutto quel cazzo che c'è intrinseco lì dentro, ma non si sente niente. 5, ve le consiglio, non ve le consiglio, vedete voi. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata di Vita del Fumatore, state bene, ciao a tutti.